calvario unico. Prosegue il disagio per chi finisce al pronto soccorso di Andria, l'unico no Covid della provincia BAT. Questo fa sì che per qualsiasi codice rosso, giallo o verde, il reparto, collocato al piano terra dell'ospedale Bonomo, sia preso d'assalto da utenti provenienti dai restanti comuni della provincia, da Spinazzola a San Ferdinando di Puglia. Ore lunghissime d'attesa, come raccontatoci da questo signore. Sono arrivato alle ore 10 e sono uscito alle ore 20. Ho atteso circa 4 ore per essere visitato, passare alla fase dei raggi. Una situazione che manda in tilt non soltanto i malcapitati cittadini, ma anche il personale sanitario, decisamente sotto stress. Vigilantes, spesso sono dovuti intervenire per mantenere la calma. Infine, l'incredulità del signore. Un conto è sentirtelo raccontare, un conto è viverlo in prima persona, passarlo sulla propria pelle. Ho potuto toccare con mano la disperazione e l'esasperazione della gente in difficoltà che chiede aiuto ad un servizio, il servizio pubblico. Come ben noto, a febbraio sono partiti i lavori d'allargamento del pronto soccorso. La luce della speranza è l'ultima a spegnersi.